Signor Sindaco, il progetto della cabinovia è praticamente avviato. Ci può spiegare in breve quali sono i punti di forza di quest'opera? I punti di forza sono la mobilità. Un noto notaio triestino, senza far nome, che abita vicino, mi ha detto: se fai la cabinovia, prendo la mattina la cabinovia, arrivo in centro a Trieste, vado in studio, alla sera viceversa, riprendo la cabinovia e torno a casa. Questa è già una spiegazione. E dopo c'è, Paolo, un problema turistico. Prova a pensare, quest'anno scaricheremo 500-600 mila visitatori. Appena sarà pronta la cabinovia, tu scendi dalla nave, ti prendi la cabinovia, vai sul Monte Grisa o vai all'obelisco di Opicina e hai davanti il mondo, hai davanti Punta Salvore, che è la Croazia, la Slovenia, vedi il campanile di Pirano, vedi le montagne dell'Austria dall'altra parte, vedi l'Italia da sotto. Ma io la reputo una cosa, Paolo, straordinaria. In più 49 milioni presi a gratis, ma perché dobbiamo buttarli via? E dopo aggiungo una cosa, Paolo, che è importante. Gli abitanti di Padova odiano il tram perché gli ha rotto completamente il traffico. Gli abitanti di Firenze odiano il tram. Gli abitanti di Venezia odiano il tram che gli hanno fatto là sul ponte, è presente da Mestre a Venezia. Ma perché dobbiamo fare dei tram che la gente non li vuole? Ancora una domanda, eventualmente in un futuro, sempre che ci siano finanziamenti, che l'idea sia percorribile, e po sarebbe possibile tecnicamente pensare anche a una seconda linea che percorra, diciamo, il costone, il Ciglione Carsico, che dire, da Porto Piccolo, lungo il Carso, Borgo Grotta Gigante, che arrivi fino a Padriciano, Basovizza, e poi magari con il consenso degli altri sindaci, San Dorligo della Valle e Certo, Muggia Vecchia fino a Porto San Rocco. beh, sarebbe una cosa fantastica, questa che hai detto sarebbe una cosa fantastica. Adesso io però punto a portarlo a Monte Grisa. Allora, Opicina, Monte Grisa. Tu pensa che a Monte Grisa poi hai già la possibilità di parcheggiare centinaia, per non dire migliaia, di automobili, perché dietro c'è, sai, quell'enorme piazzale. Ma quando arrivi a Monte Grisa ti si apre il cuore, hai davanti il mondo, come dicevo prima, dalla Croazia alla Slovenia all'Italia, alle montagne dell'Austria. Ma vi rendete conto dove viviamo, in che paradiso che viviamo? La ringrazio.